Salve a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo episodio di Piante vs Zombie. Allora ragazzi, stavo pensando, visto che siamo a livello 4, ottava ondata, e per il tempo che ho a disposizione per registrare, sto facendo sempre due partite, due ondate a episodio, oggi ci dovrebbe essere una bella sorpresa perché al livello 4, decima ondata, c'è un minigioco dove c'è una bella sorpresa, quindi non voglio spoiler, non voglio dirvi tutto adesso, quindi appalliamoci prima un po' con questo episodio qui, cioè con questa partita qui, dove vi mostrerò la zucca e dopo ci sarà una bella sorpresa, quindi questo sarà un episodio molto interessante anche perché dovremmo sculare parecchio. Non è molto facile, quindi dobbiamo sculare. Stavo pensando, sì, alla fine le stelle vanno benissimo. Questo cosa faceva? No, zombie saltare qua, va bene. 1, 2, 3, 4, abbiamo tre a disposizione. Allora, questa per forza. Questa e questa qui. Perfetto. Andiamo. Ok, una sola ondata, quindi sarà anche un livello abbastanza veloce, per fortuna. Vabbè ragazzi, potrei iniziare comunque a dirvi qualcosa per il livello successivo. Allora, dovrebbe essere il minigioco, in un minigioco dove non si vede nulla, cioè lo schermo diventa nero e poi rivediamo qualcosa per piantare e in questo minigioco se sculiamo, cioè se abbiamo fortuna, uscirà uno zombie che è difficilissimo da avvistare ed è lo zombie Yeti. Quindi se tutto va bene dovremmo incontrarlo e quindi vi faccio vedere anche questa cosa che è veramente sfiziosissima, anche perché poi nella nostra enciclopedia avremo avvistato questo zombie ieri, quindi lo possiamo, come si dice, andare a vedere le sue abilità e tutto. Anche perché io già ho fatto molto tempo fa questo gioco e lo Yeti non l'ho trovato, quindi non è facilissimo. Speriamo che con voi abbia più fortuna. Oh cacchio, questo ragazzo si bloccava qui. Ah, ok, saltando saltando beccava i colpi, ok. Ci sono molte cose che non ricordo da un bel po' di tempo che ho giocato, quindi non riesco a ricordarmi tutto. Per mostrarvi la zucca credo che mi devo far pappare un poco di roba, perché sennò non riesco a farvi vedere come funziona. Anzi, devo riuscire a comprarla, anche perché non avrò manco tempo, quindi è durato veramente pochissimo questo round.
riveste, vedete, qualsiasi pianta, noi vogliamo la riveste e la protegge. Quindi se uno zoom adesso riesce ad arrivare qui, vi faccio vedere che ci vorrà mezz'ora come con le noccioline per mangiarsi solo la zucca, e nel frattempo la pianta continua a sparare normalmente. Diciamo, utilizzando queste, le zucche, le noccioline a volte possono anche risultare inutili. Livello finito, nuova carta, nuova pianta. Siamo arrivati sui 7000 di money money. Calami fungo, rimuove elmetti e altri oggetti metallici dagli zombie, quindi veramente è utile. Passiamo quindi al livello successivo, che dovrebbe essere questo minigioco che vi ho detto. O no? Forse ho detto una stronzata, sì, ho detto una stronzata, ragazzi. Cioè non volevo spoilerare tutto. Allora, è il livello dopo, senza problemi. Allora, facciamo veloce anche questo. È sicuramente quello successivo, allora. Vi devo mostrare questo, come al solito mettiamo questo, una bomba e vabbè, vada per il nocciolo. Andiamo. Hai selezionato alcuna pianta per costruire... ok. Giusto, vedete, se vi scordate qualcosa, comunque il gioco vi aiuta automaticamente. Quindi ha detto che ci sono questi due palloncini e io non avevo messo niente contro quelli quei palloncini, e quindi ha ragione, dobbiamo mettere questi qui. Perfetto. Ah giusto, quello era l'8, questo è il 9 e al decimo ci sta il minigioco, giusto. Quindi ho detto una doppia stronzata prima, ok. Ragazzi, l'unica cosa che, visto che questo livello già due ondate e durerà un bel po', non ce la faccio a farvi vedere anche il minigioco, diciamo. E quindi dovrete aspettare poi al prossimo episodio. Allora, questo è qua il problema, che le calamite le dovevo mettere più dietro. Allora, facciamo così. La calamita questa la metto qui. E davanti mettiamo questo. Una calamita qua. E basta calamita. Ho messo di nuovo papa. Allora,
arrivano gli zombie. Vediamo se la calamita funziona su di questo, che dovrebbe prendersi qualcosa. Ok, avete visto? Gliel'ha proprio levato e per un tot di tempo si deve ricaricare perché ha preso l'oggetto. Quindi è uno, comunque anche la calamita è utilissima e ci servirà per fare una cosa che vorrei dirvi, ma preferisco di no. Se no faccio una figura brutta come quella che ho fatto prima. Quindi ve la dico la prossima volta. Paura e tempo. Beh, anche se ragazzi non credo, comunque potrei anche fare il video un po' più lungo e quindi farvelo vedere lo stesso, anche perché poi rimanete con lo sfizio di sapere di vedere lo Yeti. Quindi questo livello è andato abbastanza velocemente comunque. Vedete, questo è utilissimo anche perché si carica velocemente, proprio, però è velocissimo, quindi basta avere i soli e dei, quelli con i palloncini ben infischiate, anche perché ad esempio i cactus si sì, sono buoni contro questi con i palloncini, ma più di tanto non fanno molto danno. Poi questo mi leva la nebbia, che come vedete è tutta un'altra cosa senza nebbia. Molto più assai meglio. Adesso si attira il suo coso, ecco qua, anche mezzo distrutto. Come vedete, due calamite e fanno il loro porco effetto. Solo due calamite, per dire. Un altro col palloncino, via. Stiamo arrivando all'ultima ondata. In fretta, mettiamo qualche bomba qui e lì, facciamo un po' di luce. Adesso siamo di finire il prima possibile. Perfetto, un messaggio questa volta. Allora, hai trovato un messaggio. Ciao, sono la mamma. Perché non vieni a casa per il polpettone? Lascia pure la porta aperta e il giardino incustodito. Distinti saluti, mamma, e non gli zombie. Questo è veramente un bel messaggio. Questo c'è da dire che mi è piaciuto come messaggio. Senza altri indugi, andiamo velocemente avanti, così ecco qui vi faccio vedere questo livello, vedete? Perché è diventato improvvisamente così buio? Certo non significa niente di buono, vabbè. Va bene, aspetta, non me ne viene di leggere tutte le stronzate che dice questo qui. Ok, qui non si vede che c'è lo Yeti, però... Allora, come vedete, si farà tutto buio, vedete? E poi si fa la luce. Buio e luce. Un fulmine, ti prego, un fulmine. Grazie. Un altro, grazie. Ok, un altro fulmine. Ok, mi scusi, un altro fulmine, grazie, molto gentile. Un altro,
Sta poppando poco. Ah, una calamita, eh. Sparare in due direzioni, lo mettiamo qui. Ragazzi, guardate bene se ce l'ho dietro, eh. Mi raccomando. Guardate con attenzione. Non ancora. Ehi, vogliamo uno Yeti? Sta arrivando una gigantesca orda di zombie. Dov'è lo Yeti? No, quelli che esplodono. Per il momento niente Yeti. Non è una cosa che mi guardi molto. Vediamo lo Yeti. Gigantesca ondata, dai. Ondata finale. Dieci, no, niente dieci. Bella cacata, ragazzi. Come avete visto, non è facile che esca lo Yeti, quindi lo Yeti non è uscito.
Troverò un altro modo per farvelo vedere. Quindi so che ci siete rimasti male, ci sono rimasto male io per voi. E quindi questo è. Aspettiamo. Allora, abbiamo trovato cavolpulta. Ok, lancia cavoli contro il nemico. Questo qua ci servirà per la nuova tipologia che andiamo ad affrontare con il livello 5. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Ci sono rimasto male anch'io, però come al solito ragazzi, iscrivetevi, commentate e grazie al prossimo video.